Here we go for our video thoughts of the day. Sì, allora, per quanto riguarda una cosa che vi ho accennato ieri, diciamo che avete visto un preview all'inizio, riguarda l'ultimo pezzo, il sesto, che ho interpretato dal mio, che fa parte della seconda parte, quella non linciana, cioè inerente a film non linciani, dedicata al mio tributo dedicato al maestro Angelo Badalamenti del suo compleanno 22 marzo. Appunto, questa parte era basata tutta su pezzi, che, cioè tracce composte da lui per colonne sonore da film non linciani, quindi musica al di fuori sue, al di fuori di quelle per i film di David Lynch. Ma potete rileggere tutte queste cose nella descrizione di questo video. Il pezzo, diciamo, ma anche gli altri video caricati in questi giorni, ma comunque il pezzo in questione. End Credits da Dark Water, film del 2005 con Jennifer Connelly, ma comunque certamente lo vedrò, non l'ho visto, appena avrò tempo. A sua volta io so che è anche un remake di un film giapponese, ma comunque film del 2005, appena avrò tempo, diciamo, certamente lo vedrò. Sì, veramente un bellissimo pezzo, ma io già l'ho detto in passato che invito a scoprire l'Angelo Badalamenti al di fuori di quello delle musiche del maestro, cioè David Lynch, film di David Lynch, perché potete avere una visione proprio completa sul compositore Angelo Badalamenti. Veramente invito a sentire anche i pezzi interpretati l'anno scorso da altri film. Ma tutte queste informazioni, comunque, ripeto, stanno nella descrizione di questo video e altri video caricati nei giorni scorsi. Veramente così è un compositore eccezionale. Già per come lo conosciamo, per il mondo linciano, qualcosa di unico e indimenticabile, ma unito anche a quelle musiche lì, secondo me mi permette di dire veramente capire davvero qu quanto è straordinario, veramente, la sua straordinarietà nella sua totalità. Poi, sì, quindi questo, se vedete il preview, appunto, poi metto sempre il link del video completo in descrizione. Poi, ritorno, diciamo, sul presunto Visteria, Recorded the Night, diciamo, appunto, questo famigerato progetto, diciamo, di cui si è parlato mesi addietro, fino ad adesso, di Mr. Lynch, che praticamente fino a ieri si dava per certo, diciamo, al Festival di Cannes, alla sua partecipazione al Festival di Cannes, ma praticamente penso che comunque praticamente tutti l'hanno saputo. Lo stesso maestro, diciamo così, in un'intervista praticamente di qualche ora fa ha dichiarato che in realtà lui non avrebbe, sono sempre condizionale perché non mi fido mai al 100%, non avrebbe nessun film in programma, principalmente, diciamo, in presentazione al Festival di Cannes, secondo me, almeno io l'ho interpretate così le parole. Ha fatto tutto un discorso in cui ha detto non c'è niente, non c'è niente di niente, diciamo, la sorpresa è di un altro regista, di un altro film, neanche io so quale, e vedremo di cosa si tratterà. Secondo me, appunto, diciamo, da un lato ha voluto giocare e ha voluto prenderci in qualche modo in giro fino alla fine, cioè fino all'ultimo momento, che sarà domani, quando appunto verrà fatta la conferenza stampa e verranno presentati tutti i film che andranno appunto a questo Festival di Cannes 2022. È chiaro che lui è il maestro del mistero, degli enigmi. Secondo me ci vedo un po' di humor, un tono umoristico in queste dichiarazioni. Non lo so, io non riesco a prendere totalmente in maniera seria, che comunque mi sembra un po' strano, un giorno praticamente dal fatto che si venga a sapere della verità della cosa, che poi diciamo lui o comunque una persona in generale se ne esca con questo tipo di dichiarazioni. Ma comunque ormai praticamente mancano 24 ore, forse anche meno, alla notizia ufficiale. Quindi quando avremo notizia ufficiale, secondo cui nella lista non ci sarà questo presunto nuovo film del Mr. Lynch, diciamo in concorso, fuori concorso, non lo so, ma comunque come presente a Cannes, allora potremmo dire finalmente, diciamo, il film non c'è. Però in qualche modo il fatto che non ci sia, non partecipi, diciamo, a Cannes, per me non significa che non esista in generale, perché da tutta, come già ho accennato ieri, come già hanno accennato milioni, certamente molte altre persone, e anche meglio di me, che sono molto più informate di me, mi sembra un po' impossibile che per tutta una serie di segni che sono accaduti nei mesi precedenti, appunto, come già detto ieri, attori che hanno postato foto sul loro Instagram, in particolare relative alla pianta Wisteria, diciamo, Sherilyn Fenn, Amanda Seyfried, anche Kyle MacLachlan e anche altri attori. Così come, io se non erro, Kyle MacLachlan era stato anche al Double R, e
mi pare si parlava anche di una presenza di Amanda Seyfried al Snowpoint Falls. Ecco, io non credo che tutti questi, anche Michael Urs postò una foto relativa alla pianta Wisteria e poi l'altro ieri Enrico Vaz ha condiviso la foto di un cervo nella sua credo casa, la stanza della sua casa. Ecco, tutti questi segni, secondo me, non sono casuali, cioè non è che uno all'improvviso, diciamo, si sveglia una mattina un giorno e si mette a condividere questo tipo di cose e comunque che si ricollegano, perché principalmente appunto riguardano la pianta Wisteria, ma comunque parliamo di mesi fa, non sono cose accadute adesso, diversi mesi fa, in estate principalmente, comunque l'anno scorso, però dicevo, non credo che insomma questi attori del cast, praticamente di Twin Peaks, siano svegliati da un momento all'altro e siano una mattina svegliati così a livello casuale, per casualità, e si siano messi diciamo a condividere questi post. Appunto, io ci vedo un senso. Appunto, secondo me, se non questo film, questa serie, questo pilota, che qualcuno ha ipotizzato un'interessante teoria secondo cui si parla della serie Wisteria, e poi a Record the Night, due punti, a Record the Night, episodio pilota, primo episodio. Teoria molto interessante, secondo me potrebbe essere così, però ripeto, secondo me, se questo film, presunto, presunta serie, non verranno presentati a Cannes, io non credo che comunque non esistano e che appunto possano essere presentati in un'altra occasione, successivamente, non so quando, ma sicuramente, quasi sicuramente, verranno presentate, anche perché Peter Deming, come sapete meglio di me, il fotografo anche di molti lavori importanti di Mr. Lynch, qualche mese fa, se non era un anno fa, non ricordo esattamente di preciso a quanto risale questa intervista, comunque ha dichiarato, anche lui dichiarò che il progetto Wisteria esiste, la conferma, e lo confermò. Quindi, insomma, cioè, come si fa a non credere che non ci sia nulla, proprio nulla, diciamo? Possibile che lui dica non ho un progetto, però appunto per Cannes posso capire, diciamo così, però per il futuro no, ma comunque vedremo, può essere pure che non ragione su niente, che effettivamente siano state tutte speculazioni, sono state tutte speculazioni e rumors dei fan fin da principio, cioè dalla fine del 2020, da quando appunto periodo in cui si iniziò a parlare di questa cosa. Di queste cose, ma appunto vedremo. Io non sono nessuno, sono l'ultimo a dover parlare e l'ultimo ad essere informato, ma tra virgolette, comunque vedremo. Io comunque ci spero sempre nel domani che ci sarà una nuova sorpresa clamorosa. Anzi, secondo me, da un lato lui ha fatto queste dichiarazioni proprio per farci provare ancora più emozioni e far sbattere ancora di più il cuore domani, diciamo, alla giornata ufficiale. Però vedremo, vedremo. Anche se qualora non sarà così non fa niente, ma siamo abituati da tempo alle delusioni di questa cosa, ma vedremo. Vedremo. Dovremmo essere grati, secondo me, a quello che ci ha fatto mostrato con Twin Peaks Eternal, che secondo me già potrebbe finire così, che ha un grande finale, ma allo stesso tempo no, potrebbe anche continuare. Comunque vedremo, non si sa nemmeno ovviamente se questo ipotetico film, serie, è ancora connesso a Twin Peaks o meno. Vedremo, vedremo. Domani sicuramente avremo una risposta abbastanza chiara. Cioè avremo una verità totale unita alla verità presunta alle parole di Mr. Lynch, ma vedremo. Sì, penso di aver pensato a tutto, se mi venisse qualche altra cosa in mente, come al solito l'aggiungo in descrizione. Regret the again, a domani. E poi qualcuno diceva anche che l'ultima volta che ha detto, ha pronunciato le parole We will see, un esperto, diciamo, che se ne intende appunto di Lynch, un ragazzo italiano, ma esperto, diciamo così, che uno degli amministratori del gruppo ufficiale Twin Peaks Italia su Facebook, comunque ha scritto che l'ultima volta ha pronunciato queste parole, poi mi sembra dopo 3 giorni, appunto, fu annunciato Twin Peaks The Return. Quindi insomma, diciamo, non c'è che da attendere. Vedremo, vedremo. Regret it again. Speriamo sempre.